diceva dottoressa Domenichelli, già nell'anno 2010-2011 abbiamo fatto una ricognizione della situazione della disabilità in Val d'Arno, andando a evidenziare già i progetti assistenziali personalizzati che ogni ragazzo disabile ha per legge. Cioè, ogni ragazzo disabile per legge della Regione Toscana deve avere appunto un progetto che si chiama progetto assistenziale personalizzato, che deve riguardare tutta l'organizzazione della sua vita dal punto di vista della socializzazione, della riabilitazione, delle reti familiari, dei rapporti, degli aiuti con la famiglia. Da questa analisi epidemiologica ne sono venuti fuori che attualmente all'epoca in carico, poi ci sono delle oscillazioni chiaramente date dalla natalità che purtroppo continua a nascere, ancora se pochi, ma continuano a nascere bambini disabili e dalla mortalità quindi. Comunque all'epoca abbiamo arruolato circa 370-380 persone disabili, quindi persone che hanno un progetto assistenziale con i servizi sia della ASL che dei servizi sociali dei comuni. Alla luce di questa, appunto, di questa analisi epidemiologica abbiamo visto poi le azioni che faceva questo territorio e le azioni di questo territorio, di questa vallata, sono azioni che sono state da decenni diciamo, improntate verso una socializzazione, quindi verso il mantenimento della persona a livello domiciliare, a livello del proprio territorio. Cioè qui c'è una cultura in Val d'Arno che è una cultura propria del mantenere, del permanere la persona a livello di famiglia. Questa è una base di partenza molto importante perché voi comprendete e capite come invece spesso la persona disabile più spesso viene emarginata non soltanto dalla società ma spesso anche dalle famiglie che si trovano in situazioni di gravità perché l'assistenza a lungo andare di persone disabili è faticosa, porta uno stress importante dei caregiver, ma in questa zona c'è questa caratteristica. Quindi alla luce di questa cosa e anche una volontà politica, come diceva il sindaco Desti, molto forte per il permanere della persona nel proprio contesto di vita, è stata elaborata una gara d'appalto. Che cosa significa? Questo centro diurno nel quale stamattina stiamo facendo questa conferenza stampa, che appunto si chiama Centro Diurno Ottavo Giorno, è un centro di cui è responsabile il dottor Fontana qui a Giurato, e praticamente è un centro che si occupa delle 12 ore di persone disabili. Il centro è autorizzato secondo la legge sull'autorizzazione al funzionamento dell'accreditamento della Regione Toscana, legge 82 del 2009, praticamente autorizzato per accogliere 20 persone in contemporanea. In realtà poi voi capite che noi giochiamo un po' sulle presenze, per cui al momento frequentano circa 28 ragazzi disabili. Ma alla luce dei dati che vi ho dato prima, voi capite che 28 ragazzi su 375 è una goccia nell'oceano. Tutti gli altri ragazzi, tutte le altre persone disabili, come vi dicevo, hanno un progetto a livello personale, a livello di territorio. Nel momento in cui abbiamo dovuto rinnovare la gara d'appalto, perché ormai erano 10 anni che l'appalto era, diciamo, stato rinnovato, quindi i tecnici erano terminati, abbiamo ipotizzato una non riduzione della base d'asta, perché è anche vero che nel frattempo le leggi regionali prevedevano una diversa organizzazione dei centri come questi, e quindi abbiamo ipotizzato il mantenimento del centro diurno con i livelli assistenziali di assistenza, come già precedentemente erano previsti, e abbiamo ampliato con l'idea di iniziare un nuovo servizio che si chiama Servizio di Socializzazione Territoriale, con le finalità che vi illustrava il sindaco Testi e la dottoressa Domenichelli. Nel frattempo, noi abbiamo però, in attesa dell'espletamento della gara che è durata diversi mesi, abbiamo già incominciato a lavorare, perché un'altra caratteristica importante è che questa zona ha un altro centro di socializzazione che non è un centro diurno come questo perché è aperto soltanto il pomeriggio, che si chiama Centro Il Veliero, che si trova a San Giovanni Val d'Arno, ma che arruola, che ha al suo interno all'incirca un'altra trentina, 25-30 disabili. Ma oltre a questo centro ulteriore di socializzazione, che però è collocato in un ambiente fisico, che è appunto il centro del Prometo, abbiamo circa una cinquantina di terapie occupazionali che sono coordinate e dirette dalla mia collega, la dottoressa Romoli, che praticamente hanno la caratteristica di elaborare il progetto di vita della persona all'interno dell'ambito lavorativo dove queste persone disabili esplicano una mansione lavorativa, non sono lavori, non sono persone assunte,
sono persone che fanno il loro inserimento sociale attraverso il lavoro. Noi sappiamo che il lavoro per l'uomo non è soltanto una fonte di reddito, ma il lavoro è stima, è status, è ruolo, e quindi le persone disabili che riescono a essere collocate all'interno di un ambito lavorativo e svolgere anche una seppur minima mansione è un aspetto per la vita molto importante. E noi abbiamo nella zona Val d'Arno, a differenza di altre zone, anche della nostra provincia, ben 50 persone in terapia occupazionale. Voi capite che sono come se noi avessimo due centri diurni, diciamo, spalmati nel territorio. Sono persone che fanno terapia occupazionale nelle mense scolastiche, nelle aziende agricole, nei supermercati. Cioè, noi ad esempio in tutta la provincia d'Arezzo, voi non ci fate caso, ma non c'è supermercato, non c'è catena di supermercati la provincia d'Arezzo che non abbia un disabile inserito, sia quelli che sono obbligati per la legge 68, ma anche quelli che non sono obbligati. Questo significa che è una, diciamo, un territorio nostro molto importante. Alla luce di tutte queste cose, abbiamo elaborato appunto un capitolato che prevedeva quindi sia il centro diurno, questo centro diurno, il mantenimento dei livelli assistenziali di questo centro diurno, sia la previsione di questo nuovo servizio. La gara d'appalto da parte di ESTAP è stata aggiudicata alla cooperativa Coinè, che ha elaborato un progetto nel quale la parte iniziale dell'inizio del servizio di socializzazione territoriale partirà con una ricercazione, cioè ci saranno degli operatori. Nella fattispecie avremo quattro educatori professionali dedicati su questa situazione qua, che insieme alla supervisione del professor Devastato, che è un docente dell'Università della Sapienza di Roma, inizierà ora da settembre questa ricerca per far sì che la conoscenza del territorio sia così approfondita per poter portare le persone disabili nel posto giusto, ma nello stesso tempo la ricercazione vuole rispondere a quell'obiettivo che diceva Sauro Testi prima, di far sì che questa realtà così ricca di associazionismo possa finalmente trovare una modalità di azione comune per lavorare in questo settore.